E che giornata abbiamo trovato oggi con questo magnifico sole. Peccato il vento, perché adesso andremo a provare questo drone. Questo drone mi è stato prestato da Michele e lo ringrazio per avermi dato l'opportunità di poterlo testare e provare, e magari vediamo un po' come funziona, perché adesso con questo vento lo metteremo a dura prova. Quindi vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. Allora, come prima impressione vediamo che ci è arrivata questa bellissima borsetta su cui tenere il nostro drone, molto rigida, quindi molto semplice da trasportare, e andiamolo ad aprire. Eccoci qua. Questo drone qui ha un peso di 230 grammi, quindi non vi dovete preoccupare del patentino, neanche assicurazione, non dovete avere niente, quindi potrete usarlo in maniera tranquilla senza aver particolari rischi. Questo drone, pur essendo in una categoria molto principiante, diciamo che ha delle funzionalità molto molto interessanti. Infatti ne possiede davvero molte. Stiamo parlando di un drone senza nome, perché nelle sue istruzioni scrive GPS 4 Axis Aerocraft. In realtà sarà uno dei droni con delle varianti della eShine, perché ha un design molto simile e funzionalità molto simile, ma noi vogliamo adesso andarlo a testare e provare tutte le sue funzionalità. Noi ce lo ritroveremo qui dentro, in questa bellissima borsa. Lui ha le eliche pieghevoli, quindi facilissimo da trasportare. In più troveremo il suo radiocomando con le relative antenne e il supporto per lo smartphone, quindi possiamo andare ad applicare il nostro smartphone, protezioni ovviamente, e mettiamolo da parte. Abbiamo delle protezioni per le eliche, per chi ha paura di andare contro qualche cosa, qualche ostacolo, e alcune eliche di ricambio in caso si rompa qualcosa. Ma andiamolo ad aprire, ed eccolo qua aperto. Diciamo che fa una buona impressione, pur essendo, come ho detto prima, uno dei droni della categoria dei principianti. Comunque è molto simile a eShine e vogliamo proprio vedere come vola. Vediamo un po'. Perfetto, quindi adesso con la nostra alice trasmittente possiamo andare ad aprire pure i porta, diciamo che è un sistema per ancorare bene le mani alla ricevente, e possiamo subito applicargli lo smartphone. Io applicherò il mio, quindi vediamo. Il mio è abbastanza grande come smartphone, quindi sarà un 6.6 di display, sì, dovrebbe essere così come ho detto. Allora andiamo a fare il collegamento. Perfetto, visto che voi non vedrete niente, io ve lo faccio vedere direttamente dallo schermo. Voi vi ritroverete questa applicazione HFAN Pro, quindi andate a scaricare questa applicazione. Se volete, per la calibrazione ovviamente andate su Calibrate, quindi dovete semplicemente seguire le istruzioni, quindi accendere il drone, metterlo in orizzontale, premere il tasto Calibrate che si trova qui in basso a destra. Quando l'applicazione ha terminato la calibrazione, noi possiamo procedere con il passaggio seguente, quindi cliccare su Next, sempre in basso qui a destra. Quindi io l'ho già fatto, voi se lo dovete fare seguite queste istruzioni e tutto andrà per il meglio. Torniamo indietro. Adesso semplicemente andiamo ad accendere il nostro drone. Perfetto, per accenderlo teniamo premuto il tasto accensione. Quando vediamo le luci che lampeggiano, vuol dire che è acceso, ovviamente. Poi andiamo ad accendere la nostra ricevente. Lui in questo caso si è collegato. Se fa il doppio beep, si è collegato. Quindi dalla nostra applicazione, voi starete vedendo direttamente dallo schermo registrato, cliccate su Start Play. A questo punto dovete recarvi nel vostro segnale Wi-Fi, quindi andate sul Wi-Fi, cliccate su 5G 6K 49 bla bla bla, cliccateci, lui si collegherà e tornate nell'applicazione.
Perfetto, adesso che siamo riusciti a vedere il video, ricordatevi di mettere in modalità aereo il vostro smartphone, collegarvi al vostro wifi del drone e così vedrete il display. Tastino in alto a destra serve per alzare e abbassare la camera. Perfetto, e qui abbiamo le varie funzioni, ma prima di ogni cosa proviamo a farlo volare. Quindi per volare semplicemente tirate giù le due levette verso il centro, quindi incrociatele, e lui preparerà i motori. Semplicemente voi dovrete alzarlo come fosse un drone normale. Quindi facciamo di nuovo la prova. Perfetto, allora lui si sta tenendo in posizione, diciamo che c'è molto vento, adesso mi sposto per farvi vedere bene. Ok, lo vedete? Alziamolo un po' così si vede. Allora, l'overing lo tiene abbastanza, lo tiene, considerando il vento. Tende ad andare verso il basso, però dovrebbe andare. Proviamo a fare qualche volo un po' più veloce. Dai, diciamo che si sta comportando molto bene. Molto bene, non pensavo che aveva questo tipo di capacità. Teniamoci un po' più in alto, vediamo un po'. Sì, molto bene, si comporta molto bene. Anche nella frenata lui tende a stabilizzare un po' il tutto. Allora, vediamo un po'. Adesso proviamo il return to home. Ok, lui si è portato in alto a un'altitudine di diciamo 15 metri, penso. Allora, lui è rimasto lì, non è sceso. Quindi penso che lui non atterri, ma si porta in alto. Facciamo qualche altra prova. Provate a scattare qualche foto, adesso voglio provare qualche funzionalità. Adesso voglio provare qualche funzionalità, vediamo questo qui. Ok, allo zoom, volendo voi potrete zoomare dalla telecamera, qui dallo smartphone. Proviamo a registrare qualche video per vedere un po'. Per vedere un po' la sua capacità di registrazione, perché magari lui è dichiarato in 1920 come qualità. Vediamo poi il file come si comporta, e così da capire se è un drone che potrebbe essere valido anche per registrare qualche mini clip non professionali, ovviamente. Perfetto, noi adesso abbiamo questa freccetta a sinistra. Proviamo ad andare su return to home. Lui si porta in alto, come vedete, si porta proprio a un'altezza di questi 15 metri di cui abbiamo visto prima, e posso cliccare su la freccetta e slittare proprio nello smartphone, e lui tenderà, diciamo, ad atterrare. In teoria sì, sta atterrando adesso sta atterrando. Vediamo con che precisione atterra, molto lentamente. Sta cercando di stabilizzare, perché ovviamente il vento è molto molto forte. Proviamolo a vedere così, vediamo come atterra. Atterrato molto bene, molto bene. Quindi praticamente il landing, cioè l'atterraggio, lo dovete fare in maniera manuale cliccando sul tastino.
Il return to home, cioè il ritorno a casa, funziona più o meno verso i 20 metri, lui si fermerà sopra di voi e manualmente lo farete atterrare. Adesso vorrei provare lo smart track, cioè la funzione dove vi seguirà. Ok, lui mi sta vedendo, vediamo cosa succede. Ok, dobbiamo cliccare qua, proviamo a vedere se adesso mi segue. Questa funzione è un po', diciamo, che lascia a desiderare. Cioè, mi vede, oddio, mi vede, però non so, non mi segue. Quindi anche se mi vede non credo che riesca a seguirmi. Sto provando poi a rimanere qui nel box dove mi ha detto, rimanere nel punto verde. Vediamo se ce la fa adesso. Forse mi ha agganciato, no, non mi ha agganciato. Che dire, sicuramente questo drone ha molte funzioni. Come drone, per i principianti, se volete divertirvi anche in giardino, così un pochettino all'aperto, va benissimo, perché comunque vi dà delle soddisfazioni, perché comunque diciamo che rimane molto stabilizzato e ha delle bellissime funzioni, ha una camera dove registra. Volendo potrete applicarci anche degli occhialini per poter vedere in FPV, quindi vedere direttamente dagli occhialini e comandare il drone direttamente vedendo da lì. Ha un GPS preciso che si è portato sopra di me a un'altezza di 20 metri ed è rimasto lì, ha atterrato molto bene quando gliel'ho detto. Avete la possibilità di selezionare dei punti sulla mappa per farlo volare in maniera autonoma. Che dire, io ve lo consiglio se volete divertirvi. Ovviamente se volete dei droni con delle caratteristiche da professionali, dove avete delle funzioni molto stabili, è normale che vi consiglio di andare su altri droni, di cui se volete vedere il video del drone della Xiaomi ve lo lascio qui sopra, quindi andateci a cliccare. Io questo drone ve lo lascio in descrizione, se volete acquistarlo non costa molto. Come batteria abbiamo un 10 minuti abbondanti, quindi se comprate due batterie avrete un 20 minuti molto abbondanti, quindi potrete divertirvi anche in questa maniera. E andiamo poi a vedere il video come si vede in Full HD, di cui viene dichiarato in Full HD, voi l'avrete già visto. Io sono curioso di andarlo a vedere a casa. E va bene, per questo è tutto. Io vi lascio il link in descrizione per acquistarlo, quindi cliccate qui sotto e ricordatevi di iscrivervi al canale qui sotto e cliccare sulla campanellina che si trova proprio sotto vicino a iscriviti. Cliccate sulla campanellina per ricevere una notifica. Quindi ci vediamo alla prossima, rimanete sintonizzati, ed è arrivata anche la mia moglie, quindi con questo vi saluto, ciao. Ho salutato. Cosa faccio? È sempre che stressa.